di quello che sta accadendo e anche delle reazioni che abbiamo ascoltato da parte di forze politiche alleate, una all'opposizione, però diciamo per il governo delle città, e l'altra nella stessa maggioranza? Beh, intanto sono curioso di capire quando l'onorevole Ascani parla non possiamo più tollerare l'atteggiamento della Lega che sta al governo e poi va a protestare contro il governo, che mi sembra giusto, mi sembra un ragionamento corretto. Ecco, cosa significa non vogliamo più tollerare, non possiamo più tollerare? Che succede? Non capisco quali possano essere le contromisure, ma questo ce lo dirà dopo l'onorevole Ascani. No, io penso che nella destra, nel centrodestra, ci sia un grosso problema che si chiama Giorgia Meloni. Cioè, nel momento in cui il Fratelli d'Italia, partito minore della coalizione di centrodestra, perché aveva, se non sbaglio, il 4 o il 5%, cresce impetuosamente e diventa probabilmente, lo vedremo anche nelle prossime elezioni amministrative, il primo partito della coalizione di centrodestra. È chiaro che i contraccolpi ci sono nella Lega, ovviamente per la vicenda del Green Pass, ma io credo che il Green Pass sia la causa scatenante di un malessere di chi nella Lega, magari condividendo certe posizioni di Fratelli d'Italia, magari condividendo la scelta di andare all'opposizione, che dal punto di vista dei Fratelli d'Italia e della Giorgia Meloni è stata una scelta giusta dal loro punto di vista, perché sono la forza, l'unica praticamente forza d'opposizione. Io capisco che nella Lega ci sia chi si interroghi sul fatto se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male ad andare in maggioranza con partiti che non hanno niente a che vedere con la nostra storia, per esempio il Partito Democratico. Insomma, per chiudere, il governo Draghi è un governo che sta facendo delle cose importanti, possono essere giudicate in tutti i modi, ma è un governo molto decisionista, perché Draghi è decisionista. A questo punto però la domanda è: quanto può durare questo governo?